mai visto anche tu una partita in cui ci sono state veramente tante occasioni a qualche volta? Sì, sì, è un campo che diciamo che porta molto questo qua. Ci ho giocato due volte, ho fatto tre gol. E potevano essere anche di più perché oggi, come hai detto, abbiamo veramente avuto non so quante palle gol nitide, veramente. Infatti siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita, ci godiamo la vittoria, però sono partite che dobbiamo, non possiamo rischiare di non vincere. Ecco, faccio, mi ero bruciato la domanda, perché sono 1-1, ti chiedo insomma come l'avete vissuta, questo è un momento complicato. Poi siete cambiati anche tatticamente, troppo comunque sotto il... Sì, sì, è normale che prendi un gol dopo che domini una partita, un po' ti spezza le gambe, però abbiamo un attimo riordinato le idee, siamo organizzati, siamo riusciti a fare il 2-1 per fortuna e abbiamo portato a casa la partita. E al mister questo cambio tattico, ecco, in avanti, come si è trovato, sono apparentemente molto bene, no? Siamo più numerosi rispetto al solito di davanti, no? Sì, il mister è capitato spesso che quando arrivo sotto oppure spareggiava la partita che non si voleva vincere, cambiava, anche perché siamo tanti giocatori avanti e ha parecchie soluzioni, mister. Quindi siamo pronti a tutto e l'abbiamo dimostrato. Io ho una curiosità, quest'estate sul mercato, c'è stato parecchio sul mercato prima di tornare a Siena, per fratello con Zora non è arrivata. Sì, sì, era arrivata. Ma non si è concretizzata? No, non si era concretizzata, però era arrivata. Allora l'avevo scritto giusto. Sì, sì, sì. Ok, grazie mille. Ma meglio Siena a questo punto, no? Visto il campionato che è stato. Beh, sì, diciamo, sono anche due realtà diverse. Io stimo molto la Giana perché sono tanti anni che sta facendo veramente cose incredibili, perché per la piazza che è, per la città che è, sta dimostrando veramente. Va fatto un plauso a questa società, secondo me. Grazie mille.